Oggi un video troppo fashion. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. E sì ragazzi, oggi un video veramente chic e dalla moda. Impareremo a fare delle stupende borsettine di carta con la tecnica dell'origami e anche un po' di colla, quindi non è un origami purissimo. Prima però di passare al tutorial vi ricordo che vi aspetto sulla mia pagina Facebook, cercate Arte per te, 3 video al giorno più il video di YouTube per rinfrescarvi la creatività. In più vi aspetto anche su Instagram, Arte per te pure là, tutto il mondo fotografico di Ombretta racchiuso nel mio account Instagram, vi aspetto. E vi ricordo anche che se vorrete aiutare Arte per te potrete farlo tramite il pulsante PayPal che trovate sulla home page del canale, senza impegno, solo se potete e se ritenete giusto farlo, altrimenti va bene lo stesso. Grazie solo per essermi stati ad ascoltare. Ora basta chiacchierare, prendete la carta e andiamo a creare 2000 borse diverse. Ed ecco l'occorrente per preparare le nostre borsette origami. Innanzitutto delle carte non dei cartoncini, e delle carte che siano abbastanza leggere. Poi ci occorrerà un tagliabalsa, una matita, un righello, degli abbellimenti che possono essere degli strass, delle perline, quello che avete a disposizione, e una colla. Io userò la block o attaccatutto. Il link su dove trovarla li trovate qui giù in info box, come di tutto il materiale che vedete sul piano da lavoro. Iniziamo subito. Creiamo un quadrato di carta. Il metodo più semplice per farlo è piegare dal rettangolo il lato più corto, facendolo combaciare con il lato più lungo, così, e tagliare via il disavanzo. Più piccolo sarà il quadrato, più piccola sarà la borsetta, più grande sarà il quadrato, più grande verrà fuori la borsetta. Io ho con me un quadrato 24 cm x 24, ma poi ne faremo una un po' più piccolina. Allora, adesso mi serve più grande per farvi capire tutti i passaggi. Abbiamo il nostro quadrato, mettiamolo con un angolo verso di noi e pieghiamolo al centro, così. Quindi ripieghiamolo a metà. Così. Ok? E con la coda del tagliabalsa pressiamo bene, perché le pieghe devono essere ben pressate, perché saranno le nostre linee guida e vogliamo che siano ben evidenti. A questo punto riapriamo il triangolo con la linea al centro e l'angolo esterno, laterale, lo portiamo sino a toccare la linea centrale, così, e pieghiamo da una parte e ovviamente anche dall'altra. A questo punto prendiamo uno dei due angoli che sono arrivati al centro e lo trasportiamo fino all'angolo esterno dell'altra parte del foglio, quindi così, e schiacciamo. Mi raccomando, pressate bene le linee. Prima lo facciamo da questo lato. Dopodiché riportiamo la posizione iniziale e lo facciamo anche dall'altro lato. A questo punto avremo un triangolo con 2, 4, 5 pieghe, una al centro e due laterali a destra e due laterali a sinistra. Adesso prendiamo il margine inferiore e pieghiamolo per circa un centimetro. Così, e pressiamo ben bene. Adesso prendiamo il primo dei triangoli, vedete abbiamo una carta in doppio, prendiamo l'angolo superiore e pieghiamo la carta esattamente tirando giù l'angolo e ponendo la base di questo triangolo esattamente qui e qui dove cominciano le due linee laterali,
Quindi guardate, prendo l'angolo, lo tiro giù, arrivo a dove comincia di qua e dove comincia di là la linea e zac, da una parte e dall'altra, così. Adesso tiro su il triangolino, questo triangolo qui dove ci sono le altre due linee, quindi 1 e 2, così, ok? 1 e 2. A questo punto quello che avremo sarà questo. Prendiamo questo margine e facciamo in modo che dal centro contiamo una piega, che questo margine inferiore combaci con questa linea superiore, così. 1 e pressiamo molto bene, perché questa sarà una linea fondamentale, e stessa cosa anche di qua. Quindi il margine inferiore non al centro ma alla linea subito dopo quella del centro, la prima linea dopo il centro, tiriamo su e facciamo in modo che questa parte del margine inferiore dalla prima linea combaci con la prima linea, così. Adesso apriamo tutto il nostro lavoro, mettiamolo verticalmente rispetto a noi, quindi apriamolo tenendo ben fissa questa parte, non lasciandola spiegare, mentre tac apriremo la piega che avremo fatto alla base. Adesso guardate, vi indico con la matita, quello che ci interessa è questo triangolino qui e questo triangolino qui, che sarà la base interna della nostra borsa. In pratica noi dovremo fare in modo che questa e questa vengano dritti e che questi triangolini vengano ad appoggiarsi con il pavimento, svoltando all'esterno la linea che abbiamo creato. Aspettate, non vi preoccupate, adesso vi faccio vedere. A questo punto pieghiamo verso l'interno le nostre alette, facci in modo che questo margine baci questo margine, così, e che questo margine baci quest'altro margine, così. Quindi le due alette verso l'interno. Adesso facci in modo che questo margine baci la prima linea che mi si pone innanzi, quindi prendo la carta e la piego in maniera tale che questo margine si sovrapponga a questo, così, voilà. E faccio la stessa cosa anche dall'altra parte, così, ok? A questo punto prendo la colla. Poi la rifacciamo un'altra, quindi non vi preoccupate. È fisso la prima aletta sulla carta, così. E la seconda piega, anch'essa sulla carta, così. Credetemi, fatelo passo passo con me e vi riuscirà. Quindi, prima aletta fisso. Una volta fissata la prima aletta, prendo, vedete com'è, prendo, piego e fisso anche la seconda aletta, così. Prendo il mio triangolino e lo tiro in dentro, così, e con un punto di colla fisso il tutto. Quello che avremo a questo punto sarà questa scatolina aperta a metà. Adesso faccio la stessa cosa che ho fatto da questa parte anche dall'altra parte, quindi piego, piego, faccio questo, faccio in modo che questa linea quindi combaci con questa linea esterna,
sfruttando la linea interna che avrò creato precedentemente. La troverete, non vi preoccupate. Quindi cosa faccio? Non faccio altro che fare così, piegare. Metto un punto di colla qui e chiudo e tengo fermo. Faccio la stessa cosa ovviamente anche dall'altra parte, quindi non faccio altro che fare in modo che questa linea combaci con questa, facendo rientrare la linea mediana che ho creato precedentemente con le pieghe. E quindi così chiudo e tengo un attimino fermo così. In pratica la borsa è finita, ragazzi. Adesso cosa faccio? Chiudo il triangolo così, esattamente come se fosse una bustina, e lo riapro facendone uscire uno spicchietto così. Fisso con un punto di colla questo spicchietto qua e nella parte sommitale, senza attaccarla tutta ma solamente la parte superiore, fisso anche questa parte. A questo punto con questa linguetta potrò inserirmi in questa fessura, voilà, e potrò chiudere la mia borsetta, che comunque manca ancora del manico. Prendo un pezzettino della carta che mi era avanzata, lo taglio per creare il manico della borsa. Piego al centro, con un punto di colla fisso il tutto, apro la mia trendissimissima borsa e proprio al centro, da una parte e dall'altra, fisso il manico della mia borsetta. È troppo divertente questa borsetta, bellina bellina, come porta confetti è stupenda, come regalino per mettere dei soldini per una nipotina è troppo carina. Sapete quando le nipotine cominciano a diventare signorine, o quando appunto vostra figlia diventa signorina? Se volete, con un punto di colla, per non fare svolazzare i lembi se vi danno fastidio, chiudeteli. E adesso tocca mettere una bella chiusura. Io qua metterò questo strassone azzurro, oppure potrei mettere una chiusura a contrasto, che ne so, un bottone rosso, o entrambe, cioè mettere una chiusura gioiello che sia un tocco di rosso, una sorta di fibbia rossa e azzurra, così. E la nostra borsa è bella e pronta per andare a spasso e per essere farcita di quello che vogliamo. Possiamo riempirla con dei confettini, o possiamo riempirla con dei bei soldini, o con un pensierino, un bigliettino ad un'amica, insomma quello che più ci aggrada. Lei rimane chiusa, è un amore davvero, guardate che carina. Ora però ne facciamo un'altra insieme, in modalità leggermente più veloce, in modo da ripassare tutti i passaggi. Cambio carta e arrivo subito. Questa volta l'ho fatta un po' più piccolina, siamo sul 16x16, e allora pieghiamo a metà, quindi pieghiamo nuovamente a metà. Segniamo bene le linee. Adesso apriamo e portiamo l'angolo esterno verso la linea centrale. E facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Ok? Adesso portiamo l'angolo esterno esattamente dall'altra parte, quindi sovrapponendolo sull'angolo piegato dell'altra parte, così. Stiriamo bene. Adesso facciamo
ritorniamo nella posizione a casetta e portiamo l'angolo esterno sull'altro angolo piegato. Ora pieghiamo un centimetro circa, così, e stendiamo. Adesso portiamo, partendo dal centro, arriviamo alle linee esterne, le prime linee esterne, e portiamo il margine dalla prima linea esterna in fuori ad adagiarsi sulla prima linea esterna. Quindi uno, e pieghiamo molto bene, perché questa piega darà la base della borsa, quindi ci darà la chiave di lettura per la costruzione di tutto. E due, apriamo. Adesso pieghiamo il nostro triangolo, in modo, il primo triangolo di fronte a noi, in modo che la sua base, prendiamolo dal vertice, che la sua base tocchi l'apice delle due linee più esterne, quindi di queste qui, per intenderci, una e due, ok? Quindi lo pieghiamo così, lo faccio arrivare da una parte e dall'altra, torno su e faccio in modo che il triangolo che viene fuori passi con i lati toccando le linee più vicine al centro, vedete? Qui e qui. Benissimo, a questo punto prendo il mio lavoro, apro la base e lo poggio. Piego all'interno lungo questa linea, 1 e 2. Piego e piego facendo in modo che questi margini siano all'interno combacianti con, che queste due alette combacino con l'interno. Nel frattempo tiro su la mia borsa così e faccio in modo che la piega interna tocchi il margine laterale. Ok, stessa cosa anche dall'altra parte. Piego, faccio in modo che la piega interna tocchi il margine laterale e tiro su la borsetta anche da questo lato. Quindi qui c'è il triangolino della base, ricordiamocelo sempre. Quindi poggio, piego, spingo il triangolo e tiro su, così. A questo punto fisso tutto quello che è volante da questa parte. Quindi un punto di colla sull'aletta a destra e sull'aletta a sinistra, così. Un punto di colla su queste alette interne. Questo è l'unico tutorial che troverete spiegato così dettagliatamente. Non ce ne sono altri, infatti io ci sono arrivata da sola alla costruzione, perché i tutorial su questo genere di borsa non esistono, quindi, perché è proprio difficile spiegarlo, anche se è facilissima farla. A questo punto prendiamo il triangolino, mettiamo della colla qua e pieghiamolo all'interno a bloccare ben bene il tutto, così. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte, quindi che questa linea vada in dentro e si faccia in modo che la linea, che questa linea qui, non so se la vedete, possa baciare questa linea esterna. Quindi questa va indietro e questa viene su, così. Voilà. Qui puntino di colla e blocchiamo. Idem da questo lato, che questa e questa si tocchino, quindi questa va in dentro, voilà, e voilà, così. Anche qui puntino di colla.
Ok, stiamo un attimino così, il tempo che la nostra borsettina si assesti, si può dire che è pronta. Adesso portiamo in dentro il triangolino in modo da far combaciare tutti i lembi, quindi torniamo su facendone uscire un minuscolo triangolino, proprio minuscolo, ok? Fermiamo questo rabocco e se volete un filo di colla anche qui, sottilissimo, mi raccomando, non deve chiudersi la parte finale ma solamente la parte iniziale, in modo che quando poi chiudiamo la borsa si possa far inserire questa linguetta che rimane un po' mobile all'interno della taschina, così. Voilà, no vabbè, guardate cos'è, se io l'avessi saputo fare quando ero piccola la mia Barbie sarebbe stata fashionissima. Adesso facciamo il manico, prendo una striscia di carta, la piego in dentro e quindi ripiego, prendo la colla e chiudo. Metto un punto di colla sul finale del mio manico. E voilà, è un abbellimento qui al centro, ci sta benissimo, meraviglioso. Pronti per il party? Se volete il manico potete metterlo anche qui tipo valigetta, insomma un po' come più vi piace, fatela della dimensione che preferite ma provate a farla, non vi fate scoraggiare, è più facile da fare che da veder fare, quindi provate e fate il passo passo con me e decidete se farne dei cadeau o delle bomboniere oppure tutte glitterate con carte con ramage particolari da appendere anche a un albero di Natale super fashion. E allora create la vostra borsetta insieme ad Ombretta, vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo, ciao! Visto che belline le nostre borsette, ma non sono troppo un amore, bellissime come porta confetti, stupende per regalare dei cadeau alle nipotine, magari le nipotine stanno facendosi signorine e allora basta bambole e cotillon, regaliamo una borsetta farcita con una bella carta da 20 euro da 10 euro a seconda della disponibilità della nonna. Bene ragazzi, io spero di avervi dato un'idea anche per delle bomboniere molto easy e molto semplici, dei portaconfetti, insomma declinatele a seconda della vostra necessità e della vostra creatività, forgiandole in dimensioni differenti e postandomele sulla mia pagina Facebook di Arte per Te, sarò felice di vedere le vostre creazioni. Basta, non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento per un altro creativissimo video, sempre qua su YouTube, e ricordati di attivare la campanella per non perdere neanche un video. Noi ci rivediamo sempre qua la prossima volta. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, a presto, ciao!